Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Nuova sigla, nuova rubrica, nuova playlist. Questa è una di quelle rubriche che mi vengono chieste dall'apertura del canale anni fa, ma che non avevo mai preso l'impegno di mettermi a organizzare seriamente. Proviamo a vedere se riesco a farla girare questa stagione. Più che altro si tratta di una sorta di blocco psicologico, perché mi avete chiesto in molti di fare qualcosa dedicato ai giocatori oltre che i normali contenuti per i master. Devo però ammettere che se come master ho un'esperienza di più di 20 anni, come giocatore la mia esperienza è molto più limitata. Io sono una di quelle persone che principalmente mastera. Devo però ammettere che in tutti questi anni come master ho sviluppato un'enorme quantità di esperienza nell'osservare i giocatori e vedere quello che più comunemente sbagliano. Quindi diciamo che ho voluto organizzare la rubrica attorno a questo concetto, più che consigli su da giocatore come essere un giocatore migliore, saranno consigli da master su come migliorare il proprio rendimento al tavolo, essere un giocatore di ruolo più efficiente e più integrato nel gruppo di gioco. Mi sono anche tirato giù una lista di argomenti che voglio trattare all'inizio, almeno nella rubrica. Ovviamente se vi viene in mente qualcosa che potrebbe essere interessante, scrivetemelo qui sotto. Comunque, introduzione già fin troppo lunga. Passiamo direttamente al primo argomento di questa rubrica, che è probabilmente l'errore che viene fatto più spesso in assoluto. E una volta arrivato in cima alle scale, ti trovi di fronte il permalosissimo re dei mostri che ti guarda e ti dice: «Ah! Tu devi essere l'eroe che ha completato la missione. Come posso fare per sdebitarmi con te? Qualunque cosa tu desideri la otterrai». Gli tira una palla di fuoco. Come gli tiri una palla di fuoco? Ho detto che gli tiro una palla di fuoco. Terzo livello, posso farlo. Ma quello è il permalosissimo re dei mostri. Ma è quello che farebbe il mio personaggio. Quasi sicuramente vi è capitato di trovarvi in una situazione del genere al tavolo. Dopotutto il personaggio ha una sua logica interna e deve agire in accordo con quello che è il retroscena generale del personaggio. In realtà le cose sono un po' più complesse di così. Quando dovete decidere che cosa debba fare il vostro personaggio in una situazione di gioco, dovete sempre tenere a mente due concetti fondamentali. Il primo è che voi state raccontando una storia e il secondo è che c'è altra gente al tavolo. Sembrerà abbastanza ovvio dirlo, ma i personaggi in un gioco di ruolo non sono reali. Le persone reali nel mondo reale prendono decisioni in base a qual è la cosa più logica o la cosa che preferiscono di più fare, ma il personaggio è un gioco di ruolo, esiste unicamente per essere uno strumento attraverso cui la storia viene raccontata, e dovrebbe essere questa la motivazione fondamentale che guida tutte le sue decisioni. Per quanto una scelta potrebbe essere razionale e ovvia per una persona normale nel mondo reale, non vuol dire che questo sia altrettanto efficace all'interno di un gioco. Voi dovreste sempre scegliere quello che renderà la storia più interessante o che comunque ne faciliterà la narrazione. Dopotutto non avete scelto di giocare un avventuriero per non andare a morire nei dungeon, e non avete scelto di indagare sui miti di Cthulhu per non impazzire nel finale. Allo stesso tempo voi non siete da soli al tavolo, voi state partecipando a una narrazione collettiva, quindi quando effettuate le scelte per il vostro personaggio dovreste sempre cercare di fare qualcosa che non solo piaccia a voi ma che sia gradito agli altri, o
perlomeno che non infastidisca o impedisca di giocare alle altre persone che sono al tavolo con voi. Lo scopo è quello di intrattenervi l'un l'altro tutti assieme. Di conseguenza la scelta migliore sarà quella che offre il più intrattenimento possibile al maggior numero di giocatori possibili, che poi guarda caso è lo stesso principio che guida il master nella scrittura delle quest. Quando siete chiamati a fare una scelta, di conseguenza pensate a quello che potrebbe risultare interessante anche per gli altri. Dovreste conoscere gli altri giocatori, ma nel caso nulla vi vieta semplicemente di chiedere agli altri che cosa ritengono sarebbe meglio fare. Il fatto che all'interno del gioco sia il vostro personaggio a essere chiamato a fare una scelta non vuol dire che non si possa discutere tutti quanti in merito. Una volta che avete analizzato questi due fattori e capito cosa sarebbe meglio per la storia e cosa sarebbe di maggiore intrattenimento per il tavolo, fate in modo che il vostro personaggio scelga quello adducendo motivi che siano compatibili con le motivazioni, il background del personaggio che state giocando. Fagli fare la prima cosa che vi viene in mente o fare semplicemente quello che secondo voi sarebbe meglio solo perché ma il mio personaggio farebbe così, dato che il personaggio non esiste, semplicemente non ha senso. Ora, prima che qualcuno cominci a scrivere indignato che tutto questo è metagioco, sì, ovvio, è metagioco, è una delle innumerevoli applicazioni positive del metagioco. Ne abbiamo anche parlato in un intero video, se non l'avete visto andatevelo a recuperare. Ovviamente comunque non è che bisogna tenere un dibattito e prendere in considerazione tutte queste cose per ogni singola minima scelta del personaggio, questo non farebbe altro che rallentare il gioco, ma tenere a mente queste cose, soprattutto quando si parla di scelte importanti e prediligere sempre le scelte che portano a più coinvolgimento e a situazioni più drammatiche, migliora decisamente l'esperienza di gioco al tavolo. Mi rendo anche conto che in questo video mi sono tenuto effettivamente molto sul vago, ma diciamo che è qualcosa di voluto. Volevo che in questo primo video fosse chiaro quale sarà lo scopo e lo stile di questa serie. Sui consigli pratici su come migliorarsi avremo tempo per tutti i prossimi video di parlarne. Detto francamente, comunque, come chiosa, se quello che volete è giocare quello che volete voi nel modo in cui vi pare a voi, siete liberissimo di farlo. Esistono dozzine, se non letteralmente centinaia di videogiochi pensati apposta per questo, in cui, dato che giocate da soli, siete liberi di fare quello che più vi piace e divertirvi nella maniera che ritenete più interessante per voi. Se giocate al tavolo con altre persone, invece, dovete sempre valutare che non dovete rovinare il gioco e non dovete far perdere tempo agli altri e che ovviamente l'intrattenimento del gruppo in generale conta molto di più dell'intrattenimento del singolo giocatore. Se state cominciando a pensare che forse fare il giocatore non è che sia poi così molto più semplice che fare il master, sì, giocare di ruolo è un'attività complessa che richiede abbastanza impegno, non è una di quelle cose che potete fare per spegnere il cervello. Adesso però basta, non voglio affossare troppo il morale di quelli che hanno impattato male su questo concetto, anzi, per risollevare un po' il morale della gente, scrivetemi sotto nei commenti tutte le cose più stupide che sono successe quando voi o un altro dei giocatori al tavolo hanno fatto quello che farebbe il mio personaggio, e ovviamente scrivetemi anche se avete eventuali domande, dubbi o perplessità. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.